Il paradiso, tram 27 febbraio, e ciò deve rimandare di dire a Zanatta che ama Gloria. Al paradiso delle signore 7, nel pomeriggio di lunedì 27 febbraio, si aprirà una nuova settimana all'insegna di vari colpi di scena. Le anticipazioni spiegano che Ezio dovrà rimandare il proposito di mantenere la promessa fatta a Gloria perché Gemma si sentirà male e quindi dovrà stare accanto a Veronica in questo momento. Maria, invece, riuscirà ad ottenere l'approvazione dei suoi bozzetti, mentre Matilde sarà gelosa di Diletta. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore 7 di lunedì 27 febbraio raccontano che a casa Colombo la serenità sembrerà nuovamente in pericolo. Ezio ha fatto una promessa a Gloria dicendole che avrebbe confessato la verità a Veronica su quanto è accaduto tra loro. Ma proprio quando starà per procedere in tal senso, accadrà un imprevisto che glielo impedirà, Gemma cadrà a terra dopo un malore. La situazione sarà critica e tutti saranno preoccupati per la sua salute. Ezio si renderà conto che dovrà restare accanto a Veronica e alla sua famiglia. Anche se questo significherà posticipare e esaudire la sua promessa alla donna che ama. La puntata del Paradiso delle Signore 7 che sarà trasmessa lunedì 27 febbraio vedrà in primo piano anche Maria Chiara Russo, che finalmente riceverà l'approvazione per i suoi bozzetti e adesso dovrà passare alla fase successiva, la trasformazione in prototipi. Nonostante questo successo, tuttavia, la signorina Puglisi non sarà del tutto sicura delle sue decisioni e avrà ancora alcuni dubbi da sciogliere, vorrebbe che il suo lavoro fosse svolto nel migliore possibile. Marcello e Adelaide, intanto, continueranno a portare avanti la loro relazione, che sembrerà sempre più intensa e appassionata. I due si cercheranno, si desidereranno e non riusciranno a stare lontani l'uno dall'altra, il loro flirt ben presto farà ingelosire Ludovica. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore 7 di lunedì 27 febbraio rivelano che Irene, Francesca Delfa, nonostante tutto sarà ancora interessata ad Alfredo, Gabriele Anagni. Quando Clara se ne renderà conto, ci resterà male. Lei, infatti, continuerà a nutrire ancora speranze riguardo a Perico e non riuscirà a sopportare l'idea che la signorina Cipriani possa avere una relazione con lui. Nel frattempo, Matilde, Chiara Baschetti, scoprirà qual è il pensiero di Vittorio, Alessandro Tersigni, riguardo a Diletta. Questa scoperta la renderà sempre più insofferente a causa della presenza dell'avvenente giornalista attorno a Conti. Infine Umberto consiglierà a Tancredi di riferire alla moglie il loro piano. Orice creștine pentru tine, fie egoista, liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe, chimie, rimarul, spike, buia, si, șoapă, grasul, nimeni altul, del, vede sau carbo, trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trei.